L'estate è finita e l'autunno è ormai iniziato. Il cigno raggiunge lo zenith nelle prime ore della sera, per poi declinare a ovest verso la mezzanotte. La Via Lattea è ancora la vera protagonista del cielo, anzi la maggior limpidezza dell'atmosfera, dovuta al clima più secco del periodo settembrino, ne consente una visione spettacolare, a volte migliore di quella della stagione estiva. Le principali costellazioni che caratterizzano il cielo autunnale sono Pegaso, Andromeda, Perseo e anche, se meno appariscenti, l'Acquario, la Balena, la Lucertola e il Triangolo. Infine, nelle serate molto limpide, verso sud a circa 10 gradi di altezza sull'orizzonte, è possibile scorgere la luminosissima Fomalhaut, la stella più brillante dei pesci australi. Importante è la costellazione di Andromeda, molto estesa e in parte circumpolare. Sotto il profilo mitologico, Andromeda rappresenta la graziosa figlia del re Cefeo e di Cassiopea, regina dell'Etiopia. I guai di Andromeda cominciano a causa della vanità di sua madre, che osa sfidare le Nereidi e le offende. Tanto che le Nereidi si lamentano presso Poseidone e finiscono per ottenere soddisfazione. Il dio del mare, infatti, spedisce un mostro marino, la balena, a razziare le coste del regno di Cefeo. Cefeo decide allora di sacrificare la figlia per cercare di placare le ire del mostro. Andromeda viene quindi incatenata a una costa rocciosa per espiare le colpe della madre e, mentre in procinto di morire, viene liberata da Perseo, l'eroe greco che aveva decapitato Medusa. La stella più luminosa di Andromeda è Al-Feraz, che in arabo vuol dire testa della donna incatenata. Si tratta di una binaria spettroscopica posta a circa 97 anni luce da noi, la cui stella maggiore è una gigante azzurra circa 200 volte più luminosa del Sole, mentre la minore, di massa pari a 1,8 masse solari, ha una luminosità 10 volte maggiore di quella della nostra stella. La Beta Andromeda, cioè la seconda stella per luminosità apparente della costellazione di Andromeda, è Mirac, un sistema binario posto a circa 200 anni luce dalla Terra. La stella maggiore è una gigante rossa, classificata come variabile semiregolare, poiché la sua luminosità varia da magnitudine 2 a 2,1. Ma lo spettacolo che Andromeda offre è sicuramente rappresentato da M31. Si tratta di una stupenda galassia a spirale vista di tre quarti, una tra le più vicine alla Via Lattea. Andromeda è la galassia più grande del cosiddetto gruppo locale, un insieme di galassie che comprende, oltre Andromeda, la Via Lattea, la galassia Triangolo e almeno oltre 30 galassie minori. La galassia di Andromeda è visibile a occhio nudo ed è perciò l'oggetto astronomico più lontano che possiamo osservare senza l'ausilio di uno strumento ottico, poco più di 2 milioni di anni luce. Andromeda rappresenta una vera e propria finestra verso lo spazio esterno, vale a dire al di fuori della nostra Via Lattea. La galassia di Andromeda è uno degli oggetti del cielo boreale con le maggiori dimensioni apparenti. Occupa infatti una porzione di cielo notevolmente più estesa di quella della luna piena, anche se ovviamente rispetto a quest'ultima è molto meno luminosa. La galassia di Andromeda non è certo densa, anzi le recenti osservazioni compiute su M31 hanno evidenziato che una delle sue peculiarità è proprio la grande distanza che separa le stelle che le appartengono. Queste ampie distanze creano molti varchi attraverso i quali possiamo osservare una folta schiera di galassie assai più lontane da noi. Molti telescopi, tra cui il telescopio spaziale Hubble, sono stati puntati verso l'alone galattico di M31, ovvero verso quella gigantesca e scarsamente popolata sfera di stelle e materia oscura che circonda ogni galassia. L'alone di Andromeda è particolarmente spoglio, cosicché è stato possibile osservare sullo sfondo numerosissime galassie. In Andromeda, però, la parte di cielo col maggior numero di galassie sullo sfondo può essere osservata nel disco galattico esterno, precisamente nelle zone interne alle braccia di M31, dove le stelle sono meno fitte e maggiormente distanziate. Un altro oggetto celeste merita di essere menzionato per il periodo autunnale. Se avete una buona visibilità verso sud, con il calar della sera, dal mese di ottobre fino a circa metà novembre potrete osservare nella costellazione dell'Acquario, a circa 20 gradi sull'orizzonte, una spettacolare nebulosa planetaria, la Helix Nebula. Con una distanza di soli 700 anni luce, costituisce la nebulosa planetaria più vicina a noi. Il suo nome ufficiale è NGC-7293, ma per la sua particolare conformazione è anche nota come Occhio di Dio.
Il suo nucleo centrale è quel che resta di una stella analoga al Sole, destinata a diventare una nana bianca, senza la possibilità che si possano innescare ulteriori fusioni nucleari. Quel che vediamo oggi rappresenta perciò uno stato transitorio della stella, che ha probabilmente iniziato ad espellere i gusci più esterni circa 12.000 anni fa, quando divenne una gigante rossa, e quelli più interni circa 6.000 anni fa. La nebulosa ha un'estensione apparente pari a metà della Luna e in condizioni eccezionali si può scorgere con un buon binocolo. Diamo adesso un'occhiata ai pianeti. Mercurio e Venere appaiono insieme nel cielo serale di novembre, molto bassi sull'orizzonte. Il 12-13 del mese potremo utilizzare Venere, un'ora dopo il tramonto, per scorgere Mercurio a 2 gradi alla sua sinistra. Successivamente Venere si alza in modo spettacolare sull'orizzonte, giungendo a tramontare 3 ore dopo il Sole a fine anno. Mercurio torna invece a essere ben visibile dal 15 al 26 dicembre nel cielo prima dell'alba. Marte comincia ad apparire nella seconda parte della notte tra le stelle del Leone e l'11 novembre vicino a Regolo. A fine anno sorge prima delle 23. Giove raggiunge l'opposizione il 28 ottobre e rimane visibile tutta la notte nella costellazione dell'Ariete. Saturno, infine, emerge dai chiarori dell'alba tra ottobre e novembre nella costellazione della Vergine. Veniamo ora alle stelle cadenti di ottobre. Tutti ricordiamo le straordinarie piogge di meteore del novembre 1998 e 1999, associati allo sciame ricorrente delle Leonidi. Non tutti forse sanno che nel 1866 la pioggia delle Leonidi fu preceduta di un mese da quella altrettanto spettacolare delle Draconidi o Giacobinidi, associate alla cometa Giacobini-Zinner. Da studi approfonditi sulla struttura dello sciame, sembra che il 2011 sia favorevole al ripetersi di una pioggia eccezionale, con centinaia o forse migliaia di meteore visibili in un'ora. Il fenomeno si dovrebbe presentare sabato 8 ottobre e, a differenza degli altri sciami, il periodo ideale per l'osservazione è quello delle prime ore serali. La luna piena arrecherà qualche disturbo, ma se la serata è limpida, varrà lo stesso la pena di fare un tentativo, visto che fino al 2030 non sono previste piogge di questa entità. Ora diamo un'occhiata alla luna. Nel mese di ottobre la luna nuova cade il 26, a novembre il 24 e infine a dicembre il 24. I periodi favorevoli all'osservazione del cielo si collocano quindi nell'ultima decade di ciascun mese. Prima di salutarci, due parole su quello che è stato il 34esimo campo estivo astronomico di questa estate. Se ad invitarvi al campo estivo era stata la più giovane del nostro gruppo, a farvene un resoconto sarà il più giovane dei nostri soci, Luca. Dai Luca, a te il microfono, com'è andata quest'estate? La carovana è partita da Savona il 28 luglio scorso in direzione del Colle di San Peire. Il tempo non è stato molto bello e si sono dovute montare in fretta le tende igloo dei partecipanti e successivamente la tenda per la cambusa e poi quella da pranzo. Prima che scendesse la notte abbiamo montato la tenda astronomica dove è stato messo il telescopio Celestron C9 equipaggiato con astrografo. Le operazioni di posizionamento della montatura e di equilibratura hanno richiesto un po' di tempo. Nonostante molte nubi all'orizzonte non pronunciassero nulla di buono, il morale dei partecipanti è stato alto e con una bicchierata si è festeggiato il successo di adesioni del 34esimo campeggio astronomico, che ha visto oltre 23 astrofili ospitati nella tenda ammiraglia. Non poche le operazioni per preparare pranzi e cene per tutti. Comunque, a dispetto di quanto le piogge pomeridiane potessero far pensare, le notti sono state serene e hanno consentito l'acquisizione di un certo numero di foto astronomiche, come la galassia di Andromeda, di alcune nebulose nel Sagittario e infine del pianeta Giove. Insomma, nonostante le previsioni, il campo è andato bene. Questo è tutto per ora. Arrivederci a gennaio per una nuova puntata di Occhio al Cielo e cieli sempre sereni.